25-26 un'assemblea diocesana particolarmente qualificata, perché si tratterà di 300-400 persone al massimo, ma ci saranno dentro un po' rappresentanti di tutti gli organismi di partecipazione e di condivisione della diocesi, dal Consiglio Pastorale Diocesano al Consiglio Presbiterale, all'Assemblea dei Vicari Foranei, cioè di quei preti che sono responsabili del coordinamento di una parte della diocesi. Sono 31 pezzi di diocesi che hanno riferimento a un prete in particolare. Poi ci sarà la presenza, lo stesso Consiglio Pastorale Diocesano è fatto nel suo contenuto fondamentale da 31 laici che sono i segretari dei consigli pastorali vicariati, perché io quello di dire: ragazzi, qua bisogna prenderla sul serio questa lettera. Allora, abbiamo concluso un triennio di cammino che, come vi accennavo l'anno scorso, non era tanto tre temi, ma era uno spiedino. Sì, c'erano pezzi di carne diversa, ma erano uniti. I pezzi di carne erano 2 anni fa la parola, l'anno scorso l'Eucaristia, quest'anno la missione. Piacere di convocare, almeno per rappresentanza, la diocesi intorno alla lettera, intorno all'Evangelio Gaudium, che ripeto è piena di cose veramente stimolanti e interessanti, perché ci si domandi insieme come impostare i prossimi 2 o 3 anni.